Esercizio numero 10 sull'irraggiamento termico. Calculate the Celsius degrees temperature on the surface of a star which has the same radius of the Sun but irradiates half of its energy flux. Che vuol dire? Calcola la temperatura in gradi Celsius, quindi gradi centigradi, della superficie di una stella che ha lo stesso raggio del Sole ma irraggia la metà del suo flusso di energia. Fate stop al video, provate a risolvere da soli, poi guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, vediamo Sole e Stella che stavolta hanno lo stesso diametro, ma temperature diverse a differenza dell'esercizio precedente. Evidentemente la Stella è più fredda del Sole perché irraggia la metà dell'energia del Sole. È riassunto in questa formula, la quantità di energia al secondo emessa dalla Stella è un mezzo, la metà, della energia al secondo emessa dal Sole, questo è il simbolo del Sole. Ora, senza bisogno di andare a fare i calcoli, scriviamo semplicemente le due formule di Stefan Boltzmann per la stella e per il sole, quindi costante di Stefan Boltzmann, il coefficiente di emissività che vale 1, la superficie della stella e la temperatura della stella alla quarta. La stessa cosa facciamo per il sole, ricordiamo un mezzo, e quindi la formula di Stefan Boltzmann, sigma E, superficie del sole, temperatura del sole alla quarta. Ora, sigma E e la superficie si semplificano in quanto in particolare la superficie della stella e del sole sono uguali perché stella e sole hanno le stesse dimensioni, lo stesso raggio. Quindi rimane la temperatura della stella alla quarta uguale alla metà della temperatura del sole alla quarta. La nostra incognita è la temperatura della stella, quindi facciamo la radice quarta di questa formula e quindi la temperatura della stella è uguale alla radice quarta di un mezzo per la temperatura del sole. La temperatura del Sole la conosciamo, è 5777 Kelvin. La radice quarta di un mezzo la possiamo anche scrivere come radice quarta di 2 al denominatore. Questo valore, la radice quarta di 2 al denominatore, cioè la radice quarta di 0,5 in pratica, fa circa 0,841. Dopo lo vediamo meglio con la calcolatrice. Quindi moltiplichiamo la radice quarta di 0,5, questo valore, per la temperatura del Sole in Kelvin e otteniamo la temperatura in Kelvin della stella. Ma siccome veniva chiesta la temperatura della stella in gradi centigradi, dobbiamo togliere 273 gradi centigradi. Infatti ricordiamo come sono le due scale della temperatura. La scala centigrada è disegnata qua sopra, la scala Kelvin è disegnata qua sotto. Sono due scale che hanno le stesse tacche, ma sono traslate di 273 tacche, gradi. Noi abbiamo la temperatura della stella in Kelvin, vogliamo trovarla in gradi centigradi, quindi abbiamo la temperatura in Kelvin, quindi questa, che parte da 0 Kelvin, e dobbiamo trovare quest'altra, cioè la temperatura centigrada, che è di meno, perché lo 0 centigrado si trova a 273 Kelvin. Quindi per ottenere la temperatura centigrada dobbiamo togliere alla temperatura Kelvin, che è questa, dobbiamo togliere questi 200, questo intervallo, 273 Kelvin. Ecco perché facciamo meno 273. Così otteniamo la temperatura in gradi centigradi. Adesso vediamo meglio con la calcolatrice come si fa a calcolare la radice quarta di 2 oppure la radice quarta di un mezzo, cioè di 0,5. Un modo è quello di calcolare due volte la radice quadrata di 0,5. Quindi 0,5, facciamo la prima volta la radice quadrata, che è l'inverso del quadrato, e una seconda volta la radice quadrata. Otteniamo questo 0,8409, quindi 0,841. Oppure prendiamo di nuovo 0,5, un mezzo, e lo eleviamo a un quarto con questo tasto che vuol dire x elevato a y, quindi lo eleviamo a un quarto è 0,25, quindi o scrivo un quarto oppure scrivo 0,25, quindi ho elevato un mezzo 0,5 alla un quarto, faccio invio con la tastiera oppure uguale, che è la stessa cosa, e otteniamo 0,841. Oppure calcolo la radice quarta di 2, quindi 2 elevato a 0,25 uguale, e questo è la radice quarta di 2, ma sta al denominatore, quindi adesso per portarlo appunto al denominatore devo fare 1 su x, quindi con questo tasto io rovescio il calcolo e viene 0,841. Quindi ho calcolato la radice quarta di 2 e poi l'ho rovesciato per portarlo al denominatore.